Oh, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi vorremmo parlare di un tema che a noi è molto caro, che è il tema delle famiglie, della maternità e dei valori che sono collegati, no, a queste due grandi cellule, no, della nostra società. Parto un po' larga, ma in realtà ci arriviamo subito al tema in questione. Se Giulio mi mette la prima immagine, uno dei racconti, no, che sentiamo un po' sempre tutti i giorni, è relativo al fatto che noi abbiamo bisogno, insomma, di flussi migratori. Qui in questo caso Emiliano, che in qualche maniera ci racconta anche, insomma, in questi giorni che abbiamo bisogno di flussi migratori intelligenti perché siamo pochi, perché non nasciamo, insomma, il migrante dovrebbe sostituire in qualche maniera l'italiano, perché noi evidentemente, qui andiamo alla seconda, diciamo, notizia che è di questi giorni, una notizia che è apparsa, diciamo, che è dell'Istat, che lancia l'ennesimo allarme sull'Italia che è in declino demografico. Nulla di nuovo, cioè continuiamo a dire questa cosa ormai da diversi anni. Evidentemente ci sono degli allarmi legati, insomma, alla questione del welfare, alla questione, diciamo, delle produzioni. Insomma, io ritengo che però andiamo anche al secondo, è una videata che io ho tratto grazie all'immagine 3, Giulio, per favore, che ho tratto proprio dal sito Istat, sostanzialmente, dove si denuncia ancora un record, no, di ribasso per le nascite. Abbiamo un problema che è continuativo, che sembra quasi endemico. Quello che mi interessava sottolineare era il fatto che il numero medio di figli per donna scende, cioè siamo a 1,20, no? Dove siamo in una flessione, 1,20 è effettivamente molto poco, ma la domanda che io mi pongo è che in realtà è un problema che ci siamo posti anche nei nostri articoli, sia io che Alessia, insomma, su come Don Chisciotte, e se non ci siano dietro effettivamente delle questioni che riguardano anche gli elementi culturali, no? Chiudo con la quarta immagine, se giuro la vuol far vedere. Qui c'è stato uno dei tanti, voglio dire, sondaggi che sono stati fatti, insomma, in questi ultimi mesi. Questo in particolare era pubblicato sul Fatto Quotidiano, dove vengono fuori, emergono, insomma, una serie di giustificazioni, tra le quali, insomma, il fatto che i figli in qualche maniera costano, sono un problema per la salute, addirittura per qualcuno causerebbero un calo della felicità, e in ultimo, l'apoteosi proprio del massimo del minimo, fanno male al pianeta, no? Quindi, tra le varie ragioni che stanno venendo fuori, ci sono un po' queste. Allora, io ho una mia idea molto precisa, sono addirittura drastica e radicale. Grazie, Giulia, possiamo tornare anche a noi. Mi piacerebbe subito che Alessia ci dicesse che cosa pensa di questo drammatico problema, che cosa c'è secondo lei dietro. Tanto poi facciamo più giri, Alessia, però, insomma, volevo iniziare un po' con te. Cosa ne pensi? Intanto mi veniva da amaramente sorridere leggendo quella risposta al sondaggio. Insomma, sono d'accordissimo, causano un drammatico calo della felicità e un danno alla salute i figli, avuti in un contesto storico e economico e culturale come il nostro, senz'altro. In che modo determinano un calo della felicità? Beh, perché non c'è proprio nessuna capacità né economica di accogliere l'arrivo di un figlio da parte delle famiglie, in quelle ancora che sperano e ancora che desiderano avere un figlio, né un contesto culturale in grado di farsi capace di un abbraccio del nuovo nato. E quindi è ben chiaro che tentare la straordinaria impresa di perché oggi una straordinaria impresa di un figlio oggi determina un drammatico calo sia di salute che di felicità della donna e del suo compagno. Per quale motivo? Beh, intanto, vabbè, chi si occupa di economia potrà sicuramente dire la sua molto meglio di me, però oggi con la condizione dell'adulto, del giovane adulto oggi media, e quindi con la specie di gioco
a carte truccate del quale fa parte ogni giovane adulto, che si ritrova magari ad avere una laurea in ingegneria e a guadagnare 800 euro nei primi anni di lavoro. Io ho una paziente ingegnere che dopo aver tanto lavorato lei addirittura per conseguire la laurea, perché lavorava come cameriera, ora fa l'ingegnere a 30 anni e è appunto a 3 anni dall'inizio della carriera, è stata così brava da cambiare sempre azienda nel momento in cui le era possibile, beh, insomma, a 30 anni è ancora lì che convive con dei ragazzi in una stanza in affitto, non può permettersi l'automobile su una Bologna, e Bologna è, sappiamo bene, insomma, ha tante industrie, quindi non è certo carente di lavoro per gli ingegneri. Quando un giovane adulto di questo tipo anche desiderasse mettere su famiglia, beh, lo può certo fare, ma torna a fare come i nostri nonni, no? Trova un compagno con il quale finalmente convolano a matrimonio, possono permettersi magari un bilocale e finalmente approdano, no, alla vita a due. Dopodiché abbiamo una maternità che non è assistita minimamente economicamente, quindi tu hai 5 mesi di congedo parentale retribuito all'80%, poi cosa fai? Cioè, e quindi tutto questo su un fronte economico. Cosa fai se lo affidi al nido? Beh, da noi ha delle rette praticamente inaffrontabili. Poi passiamo alla parte psicologica, affidare a un nido un bambino prima dei 3 anni significa che quello non diventerà tuo figlio, perché la struttura della sua mente è assolutamente affidata a qualcun altro. E allora, se la balia a cui viene affidato è molto brava e molto capace, saremo fortunati. Però il bambino stesso ne avrà comunque sempre una profondissima consapevolezza, cioè saprà che la mamma ha sempre qualcosa di più importante da fare che occuparsi di lui. Queste sono indelebili rimembranze di un conosciuto non pensato di un bambino che vanno profondamente a incidere sul senso di sé di un individuo. La madre non sarà mai felice perché non potrà mai, cioè si sentirà sempre divisa tra due mondi. Esatto. E quindi Assolutamente, assolutamente. Te lo dico che ti rende infelice un figlio oggi, o noi ritorniamo. Dico ritorniamo perché non si tratta nemmeno di ritornare, però il mondo precedente al nostro aveva nei secoli elaborato un sistema che quantomeno era più a favore di bambino, cioè era più atto ad accoglierne la mente. Io mi fermo qua perché avevi detto di essere telegrafici, però insomma credo che potremo poi andare avanti. No, no, ma ci voleva. E tanto ci torniamo. Ma io comunque arrivo subito alla provocazione che passo a Giampaolo, perché Giampaolo le regge benissimo le mie provocazioni sempre. E se cominciassimo a dire che le donne in qualche maniera forse farebbero bene a ripensare al loro ruolo e non, come dire, non pensassero che la loro realizzazione è soltanto la lavorativa, cioè fuori di casa. Cioè, la faccio breve. Non possiamo cominciare a dirci che le donne fanno anche bene a stare a casa, a fargli questi figli, magari a curarli? Non tutte, voglio dire, non è una forzatura, però torniamo un po' anche a questa dimensione. Cioè, cosa ne pensi tu di questa cosa, Giampaolo? Beh, diciamo che dare una risposta oggettiva è impossibile, quindi mi attengo a quello che penso io. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia, diciamo, vecchio stile, e penso che il valore aggiunto di un nucleo familiare di quel tipo nella psicologia dei bambini sia un qualcosa di ineguagliabile rispetto a quello che può dare un nucleo familiare odierno.
È vero che per tutta una serie di motivi l'economia è cambiata, il paese è cambiato, sono cambiate purtroppo anche molte ideologie spinte da una serie di gruppi che adesso non cito, ma che comunque fanno purtroppo il bello e il cattivo tempo. E in qualche modo probabilmente bisogna integrare visioni differenti. Io sono dell'idea che sarebbe corretto ripensare la società nell'ottica, in un'ottica meno disumanizzante, cioè in questo momento sia gli uomini che le donne lavorano full time in un contesto estremamente competitivo che è dominato esclusivamente dallo stress e finisce per togliere tempo ai valori effettivi della vita. Io prima quando ho visto quell'articolo sul Fatto Quotidiano, veramente avevo i brividi perché una persona che pensa una roba del genere, per me personalmente, cioè io non voglio averci nulla a che fare con una persona del genere, c'è cioè uno che dice che i bambini ti logorano, cioè vuol dire che tu allora non pensi che tu hai fatto lo stesso con i tuoi. Questo è gravissimo. Cioè, secondo me bisogna ritornare al concetto che la ricchezza di una nazione sono le persone. Le persone devono riprodursi perché non vivono in eterno. La riproduzione consta di almeno due figli per famiglia, se no la popolazione diminuisce. E quindi è evidente che dietro a una società che si sta spingendo in quella direzione c'è una volontà esplicita di alcuni gruppi nell'andare in quella direzione, o quella della diminuzione della popolazione, che è il ramo, diciamo, malthusiano, oppure quello della sostituzione con altre persone che poi 3, 4, 5 figli a famiglia li fanno e che accettano degli standard più bassi perché questo fa comodo sempre a quell'elite che sposano quell'ideologia lì. Io credo che nel mondo moderno bisogna in qualche modo ritornare ad abbracciare alcuni dei principi che hanno costruito l'Italia di oggi e quindi l'Occidente di oggi. E non bisogna tentare forzatamente di divergere nella direzione dove stiamo andando adesso, perché questo poi si riflette anche sulla psicologia delle persone, che finisce per essere minata, come diceva prima Alessia, con delle, non dico dei traumi, però con delle attitudini psicologiche che restano nella mente, anche nell'inconscio, e si generano alcuni comportamenti che dipendono dal grado di affetto che uno ha ricevuto in famiglia. E se uno non è mai presente, è difficile che il legame si consolidi nel modo naturale in cui dovrebbe consolidarsi. Grazie Giampaolo. Patrizia, che facciamo? Le rimandiamo a casa queste donne a fare le mamme o no? Questa sono un po' radicale, però tanto so che tu, voglio dire, avrai sicuramente un'opinione magari un po' diversa dalla mia, sono molto, molto tranchant, però forse è il caso di esserlo. Vai, vai, Mi Patrizia. ricordo che, insomma, quando ero più giovane si parlava male delle casalinghe, no? E che dicevano che le casalinghe stanno a casa, no? Sono mantenute dai mariti e non fanno niente, senza invece capire che era importantissimo il ruolo della casalinga, perché era quella che teneva in piedi tutta la famiglia, perché curava la casa, il cibo, allevava i bambini. Perché il bambino quando nasce ha bisogno soprattutto dell'affetto materno, non ce lo scordiamo, che è quello importante. Il bambino va amato proprio nei primi mesi, quando c'è il distacco proprio dalla madre, deve ritornare nuovamente alla madre, quindi i primi anni sono importantissimi per lo sviluppo poi successivo, perché poi deve acquisire la coscienza del sé e quindi avere poi la capacità di rapportarsi con la società. Quando comincia ad uscire dalla famiglia e andare quindi all'esterno con la scuola, eccetera. Quindi, diciamo, il ruolo della casalinga è stato sempre sottovalutato, secondo me, mentre era un ruolo fondante che teneva insieme tutta la famiglia. Un ruolo importante era dato dal nonno, perché quando la donna è costretta poi, no, a lavorare fuori casa perché gli stipendi del marito magari non soddisfacevano l'economia della famiglia, c'era però il nonno, la nonna, e quindi i bambini avevano un'ampia possibilità di
amore dato dai nonni. Quindi i nonni che ora vogliono eliminare anche quelli, no? Perché i nonni come i bambini vanno eliminati senza capire che sono gli elementi portanti di una società, sia i bambini che i nonni, perché sono quelli che portano avanti proprio tutta la struttura sociale. Quindi il nonno è quello che poi trasmette anche, no? La conoscenza al bambino, le tradizioni del luogo di nascita e tutto questo. Quindi non è che sia contraria a questo, però bisogna dire che queste realtà le viviamo più in luoghi più piccoli. Cioè quando si va in una città come Milano, ad esempio, dove siete voi, o Bologna, diventa più difficile magari da attuare, no? Perché le distanze sono maggiori, i ritmi sono diversi, mentre nelle piccole città, come per esempio quella dove vivo anch'io, questi elementi possono ancora essere gestiti facilmente, perché abbiamo distanze più brevi e questo. Infatti stanno venendo nelle città più piccole parecchie famiglie, si stanno trasferendo in questi luoghi per avere una dimensione più umana di quella che una città come per esempio Milano può offrire. Quello certo. Hai detto una cosa? Sì, cosa? Volevo solo chiedere una cosa in primo giro, perché sennò mi dimentico. Tu hai detto una cosa interessante. Cioè hai detto che stanno facendo un'operazione, no? Cioè di distruzione anche di determinate figure, no? Quindi io, la famiglia, la donna in quanto, no, madre, nel senso di mater, e in generale anche, no, la figura dei nonni che rappresentano proprio la tradizione, ma anche il legame di sangue, secondo me, no? E secondo me è una cosa completamente voluta, no? Cioè, qui non c'è nulla di casuale. Io adesso, Massimo, mi sosterrai, cioè anche una certa spinta, no? La famosa occupazione femminile, no? Di cui ci riempiamo continuamente, ma secondo me è stata voluta e viene spinta continuamente proprio con questa finalità. Fai i figli, dopodiché li affidi al nido piuttosto che alla scuola e lì ci pensiamo noi a tirartelo su, come se quello volesse dire fare le cose fatte per bene, no? E anche il fatto di spingere, noi siamo cresciuti, noi boomer, io parlo per me, quindi, no, la più vecchia di tutti, siamo cresciuti con i papà che mantenevano serenamente, tranquillamente una famiglia, no, villeggiatura compresa, d'accordo? Ecco, quindi vabbè, con la liretta facevano ste robe. Poi si è costruita una società dove questa cosa qui non è più pensabile. Massimo, passo a te la palla, perché qui c'è anche un po' il tema economico, insomma, prima di ritornare alle questioni anche psicologiche e i ragazzi come crescono. Vai. E credo che tu abbia centrato proprio il punto. È chiaro che, come tu sai, io non credo che ci sia una pletora di stupidi che prende le decisioni. Quelli che prendono veramente le decisioni sono molto intelligenti, molto furbi, molto cattivi anche, e quindi sanno benissimo quello che stanno facendo. Quindi tutto quello che hanno fatto per impostare una società dove è difficile non solo mantenersi, ma anche avere poi del tempo libero, è effettivamente un loro obiettivo, no? Quindi hanno cominciato con il diminuire gli stipendi in maniera tale che uno stipendio solo non fosse tendenzialmente sufficiente in famiglia, no? Se tu pensi adesso anche un dirigente, non è che se lavora solo lui può fare sta grande vita, ok? Mentre invece una volta si comprava la seconda casa al mare, la seconda casa in montagna, eccetera, no? Quindi il potere d'acquisto l'hanno ridotto in maniera tale che le donne fossero costrette a lavorare, ok? Poi hanno anche insistito molto sul fattore culturale, quindi sulla realizzazione che avviene solo attraverso il lavoro, ok? Che questo vale anche per gli uomini, non vale anche solo per le donne. Ma loro ci hanno puntato molto, perché a questo punto tu diventi un criceto sulla ruota, sostanzialmente, perché ti devi realizzare nel lavoro. Quindi tutto il resto, cioè l'avere una bella famiglia soprattutto, che è quello a cui che puntavano a distruggere, non è più importante, ok? L'importante è riuscire a fare carriera, ok? A essere realizzati sul lavoro,
essere chiamati responsabili. Non so se notate, ma nel mondo del lavoro adesso si è tutti responsabili di qualcosa, anche della pulizia dei bagni, no? Ormai dire che uno è un bidello piuttosto che uno spazzino non si può più dire, okay? Non è politicamente corretto. Continui a spazzare le strade, continui a fare il bidello, ma sei responsabile, sei un operatore, sei, no? Cioè, questa ipocrisia assurda, quando qualsiasi lavoro ha la sua dignità, perché vorrei vedere se sparissero gli spazzini che fine faremmo, no? Torneremmo, cacchio, altro che il Covid, come malattie. Quindi è chiaro che è una strategia a cui si associano anche poi il genderismo, eccetera. Cioè loro stanno mirando a diminuire la popolazione, cioè hanno in testa una politica economica di tipo malthusiano, ok? Nonostante sia stato dimostrato che la progressione della popolazione e la progressione tecnologica che permette di aumentare le risorse economiche non sono uguali, una è aritmetica e l'altra è geometrica, loro se ne fregano perché sono malati di testa, okay? E continuano ad andare avanti su questa strada, e purtroppo la gente gli va dietro, perché se adesso dici a che una famiglia deve cercare di rimanere unita e cercare di superare anche, non so, i problemi tra i coniugi, vieni guardato con tanto di occhi, no? Ti dicono che sei pazzo, sei fuori tempo, sei un bigotto, cioè ti dicono di tutto, quando, cioè, la condizione normale sarebbe che prima di decidere, per esempio, di separarsi, soprattutto se si hanno dei figli, si pensi a cercare di risolvere i problemi che ci sono, no? Ma spesso ci si separa perché uno dice: no, ma io devo far carriera, devo trasferirmi a 800 km di distanza, l'altro coniuge rimane solo coi figli, ma io devo far carriera, cioè non mi puoi bloccare. Cioè, farsi una famiglia è vero che, cioè, secondo me rende felici, non infelici, però se ti assumi un senso di responsabilità, cioè non è che puoi fare tutto quello che vuoi poi, non sei più un ragazzino, devi diventare un adulto. Il problema è che adesso tu vedi gente di 40 anni, uomini e donne, senza distinzione, che sembrano degli adolescenti. Lascio il giro, lascio la parola agli altri. Sì, sembrano degli adolescenti, mentre i nostri adolescenti rivelano, insomma, sempre di più. Io non voglio generalizzare, perché in realtà poi ci sono anche dei bei casi, cioè ci sono anche dei bei ragazzi adolescenti, diciamo, però colpiscono certe situazioni di, come dire, estraneamento, non saprei come chiamarlo, lascio ad Alessia magari la parola giusta, però insomma questa mancanza di, come dire, apporto femminile alla famiglia, no? Reale, concreto, cioè piuttosto la ciabatta tirata al figlio che non fa le cose, no? Che anche questa è una forma di memoria nostra, no? Quando le cose non andavano, cioè tua madre, ti voglio dire, magari non ti picchiava, però il gesto intimidatorio lo faceva, il padre aveva un'autorità, cioè il padre non lo potevi contraddire, il padre era il padre, voglio dire, non è che stiamo parlando di 150 anni fa, non sono così vegia, cioè, però c'era, no? C'era una costruzione, adesso questa costruzione non c'è. Ma chi ne paga le conseguenze? La psicologia dei ragazzi? Alessia, cosa ne pensi? Alla grande, la paga già la psicologia dei bambini. Una collega con cui ho parlato qualche settimana fa, che si occupa di bambini, mi ha dato il dato allarmante di cui ho già parlato nell'ultimo articolo che abbiamo pubblicato, che i bambini che sono sempre stati curati fin dall'Anna Freud, fin dagli albori della psicoanalisi infantile attraverso il gioco, dalla Melanie Klein attraverso il gioco, anche i più ammalati venivano curati giocando, perché il gioco simbolizza il loro mondo interno, il gioco rappresenta il loro mondo interno, tu capisci tutto di un bambino da come gioca, cioè perché lui ti dice il suo problema subito, ok? Niente, i bambini adesso lei non sa più come trattarli, perché entrano in studio e non sanno più come giocare, cioè non lo sanno fare. Questo è molto grave, perché significa che la mente di un bambino è meno sviluppata di quella di un animale domestico.
perché il cane di casa il gioco simbolico ce l'ha, cioè mentre ti fa le finte, sta facendo finta che accada qualcosa che potrebbe accadere ma non accade, cioè significa che abbiamo un pensiero ipotetico all'opera. Il bambino non riesce più a farlo, è fermo a una modalità di pensiero molto molto primitiva. Questo è molto grave perché il bambino è il padre dell'uomo futuro, quindi quando noi ci interroghiamo sul dilagare degli omicidi domestici e dei femminicidi, degli omicidi dei familiari, dovremmo, anziché imputare al patriarcato le colpe, chiederci se il problema non sia invece più radicale proprio di, appunto, famiglia, di tenuta del sistema famiglia e della coppia madre. Per avere un bambino ci vuole una mente genitoriale, cioè ci vogliono due persone profondamente impegnate in questo compito che dedichino le ore nobili della giornata al bambino, mentre anzitutto ci vorrebbero un uomo e una donna che oggi non riescono nemmeno più a essere elaborati nella mente, nel senso che, come dicevi tu Katia prima, la donna ha perso, anche l'uomo tantissimo, la donna ha perso molto il suo ruolo. Oggi abbiamo tante professioniste, abbiamo tante impiegate, abbiamo tante segretarie, non abbiamo delle donne. Cioè il concetto di donna intesa come mater, dicevi tu, ma anche ancora prima come compagna dell'uomo, come elemento seduttivo, come lo yin dello yang, non è assolutamente supportato. Cioè tu devi essere una straordinaria professionista, idealizzata, con tantissime qualità, e anche qui il ruolo degli ideali, spintissimi da un immaginario collettivo completamente gonfiato e quindi proprio inflattivo dai social, che propone appunto ai giovani un'idea di autorealizzazione sia del femminile che del maschile attraverso, che ne so, il ruolo di influencer planetario, attraverso queste vite facili di questi influencer multimiliardari, eccetera, eccetera. Quindi vengono proposti dei ruoli che non sono nemmeno più pattinati e di carta, sono proprio pixelati, cioè gonfiati nella rete, ma proposti ai bambini, sovraesposti a questi modelli senza alcuna difesa, ma dove c'è proprio un doppio paradigma, perché la realtà fattuale ed effettiva di un adolescente che si affaccia alla vita è quella del crollo dell'ideale. Come dicevi tu Katia prima, non essendoci più ruoli codificati in famiglia, cioè quindi c'è anche una grandissima ambiguità, una grande difficoltà anche delle coppie di oggi a capire chi fa cosa, e quindi si rimane molto vittime di una, come dire, di un femminile che intanto non ti dà la base da cui partire, che è rispecchiamento della tua mente nei primissimi mesi di vita. Quindi tu parti come un gigante dai piedi d'argilla, perché il bambino è questo re idealizzato in famiglia, ma senza reale sostanza, perché è un re idealizzato che non sa chi è, perché è sua madre che non lo conosce, non l'ha mai visto da piccolissimo nei primi mesi, e quindi lavora per farlo corrispondere ai suoi ideali di figlio, ma non è mai il figlio reale, cioè lavora per farlo diventare quello che lei ha nei suoi sogni megalomanici onnipotenti. Quindi la madre di oggi non fa più come la madre concreta, reale, mater di una volta, che era al servizio delle necessità evolutive del figlio, ma anche del suo desiderio di esprimersi nella femminilità e nella maternità. La madre di una volta non vedeva l'ora, diceva mentre aspettava i figli: non vedo l'ora che arrivi questo bambino, perché voglio proprio conoscere chi è e chi sarà, cioè voglio essere sorpresa dalle sue qualità uniche e irripetibili. Oggi no, oggi la madre non sa chi è formata il figlio sull'onda dei suoi desideri d'autorealizzazione inespressi.
Quindi c'è una grandissima problematica di mancanza di sé a se stessi, nei bambini che, vabbè, intanto sono proprio addirittura incapaci di simbolizzare, cioè di approdare, come dire, un minimo di rappresentazione di sé negli oggetti che manipolano, ma degli adolescenti c'è proprio il modello di una crisi totale che non è più la crisi che avevamo nel paradigma narcisistico, patologico delle generazioni precedenti, dove c'era il crollo dell'ideale che si doveva raggiungere perché si constatava che si era vittime di una grande bugia, cioè io devo essere il più bello, il più potente, il più bravo, il più eccelso, arrivo all'adolescenza che è un po' corpo che inizia a far schifo e crollo miseramente, no? Adesso no, adesso io arrivo all'adolescenza e crollo non perché non riesco solo a corrispondere agli ideali, ma crollo perché sono convinto di essere io alla base del fallimento, cioè no, non è il mondo che è sbagliato a dirmi che devo essere così, ma sono io che non sono assolutamente in grado e sono vuoto di me per patologie suicidali. Scuso l'intervento. Suicidali. Infatti la cronaca, scusa se ti interrompo, credo ieri o l'altro ieri, insomma, ha proprio testimoniato un caso di questo ragazzo quindicenne che non ce l'ha fatta, uno dei tanti casi, insomma, di queste situazioni di suicidi di ragazzi che, oltretutto, devo dire anche qui, anche vorrei anche sentire l'opinione di Gianpaolo, c'è un altro elemento, qui viene un po' fuori la mia natura, un po' così, un po' da ragazza di periferia, no? Cioè anche la forza, se volete, di saper contrastare chi in qualche maniera ti aggredisce, no? Cioè adesso noi parliamo di bullismo, tanto per capirci, no? Una volta al bullismo dovevi reagire. A volte c'era anche la mamma che ti dice ti aspettavo, dice l'hai prese e adesso ti do il resto, no? C'era anche questo modo qua. Cioè c'era questa necessità di sapersela cavare. Però in questa cosa, scusami Alessia, volevo subito. Prego. No, era, però in questa c'era una figura fondamentale, perché stiamo parlando di donne, ma io vorrei anche parlare di uomini. Cioè c'era questa figura paterna che non scendeva mai neanche forse in questi dettagli della vita dei figli, no? Ti guardava anche un po' così, però era una figura di riferimento ed era comunque una figura che emanava forza. Gianpaolo, che ci puoi dire di questi uomini di oggi, quelli che conosci tu, che frequenti? Qual è il problema vero? Perché non riusciamo a trovare più questa figura, se vuoi un po' contadina, no? Se vuoi un po' così, un po' sì, del patriarcato romano, no? Che Dio lo benedica. Però non c'è più. Ecco, perché? Che cosa è successo? Qual è la tua opinione, no? Di uomo che vive l'oggi, avrai colleghi, gente, raccontami. Ma allora, per tutta una serie di motivi, probabilmente la maggior parte degli ambienti che frequento io hanno ancora un'attitudine di questo tipo, però nella maggior parte dei casi sono d'accordo con te che c'è una crisi dell'uomo. Non mi va di usare la parola maschio perché sono un po' femminista, però e questa roba qui è evidentemente la conseguenza di una propaganda che è durata 50-60 anni, che ha mirato alla distruzione di questo tipo di figura, perché questa è la figura cardine degli aspetti che dici te. Nel momento in cui una persona si inserisce nella società come lavoratore, scopre che tendenzialmente il lavoro ti mette in una condizione di, primo, di competizione, e secondo di imparare a andare con le tue gambe, questa è una condizione in cui tu devi sviluppare le tue attitudini personali. Se tu non sei mai stato abituato a fare questo, avrai sempre più difficoltà affinché questo emerga, e se questo non emerge non sarai mai è tutto un buon padre. Secondo, non sarei mai neanche una persona in grado di stare all'interno del sistema senza essere sottomesso dal sistema stesso. E quindi distruggere questo tipo di caratteristica
della mente umana, significa andare a minare esattamente l'autostima e anche le proprie capacità all'interno del sistema, così il sistema continua a vincere sempre. Io ho visto in particolare qualche anno fa un sacco di persone che, diciamo, secondo me non erano ancora pronte ad entrare nel mondo del lavoro, ma semplicemente perché probabilmente non hanno avuto a casa degli esempi di questo tipo che servivano a dargli la spinta che serve per sviluppare le tue capacità. Quando gli animali fanno i figli, li proteggono fino a un certo punto. Poi da un certo punto in poi devono andare con le loro gambe, sempre sotto supervisione, però devono intanto fare l'esperienza. E oggi quello che manca è questo, cioè si sta andando in una direzione in cui non si dà a un'intelligenza che si sta sviluppando il set di dati che serve da training per imparare a vivere. E tu, quando ti ritrovi in mezzo alla società che non hai avuto questo bagaglio, te lo devi costruire, se no non sopravvivi. E quindi l'unica cosa che puoi fare, se non ti adatti a quello, è sottometterti al sistema stesso. Però così vieni annientato come persona e non sarai mai in grado di fronteggiare le difficoltà di una famiglia, perché all'interno di una famiglia tu hai una necessità di compromesso con l'altro sesso. E questa cosa qui è fondamentale che una persona la impari, la faccia sua, la immagazzini, affinché possa essere un genitore ideale. Se manca questo, è veramente difficile che una famiglia funzioni, secondo me. Allora, Patrizia, grazie Giampaolo, grazie Alessia, mi state dicendo un sacco di cose, mi vengono un sacco di domande, però vediamo un attimo, no? Patrizia, che si dovrebbe fare per cercare di, se tu avessi il potere, no, di cambiare le cose, dov'è che andresti ad agire innanzitutto? Cioè, tu che cosa faresti per cercare di cambiare questo trend terrificante, almeno dal punto di vista culturale, non ti dico adesso economico, eccetera, ma almeno culturale, cosa faresti? È una domanda complicata questa, chiaramente la bacchetta magica non si ha, perché dopo 50 anni di martellamenti sarà difficile recuperare questo tipo di società. Però un primo passo sono avere dalla nostra parte le famiglie, cioè addestrare le famiglie, diciamo, ecco come si può dire, perché non sono più abituati a fare i genitori. E la prima cosa che toglierei a un bambino è il cellulare. Questi mezzi che gli hanno atrofizzato il cervello gli stanno facendo vedere una vita che non è. Poi da lì vengono fuori tutte le varie problematiche psicologiche che chiaramente avete anche descritto precedentemente con gli interventi di Alessia e di Giampaolo. Chiaramente sono questa falsa realtà che condiziona questi bambini, perché l'ho visto anche quando si andava a scuola, i bambini, non avevo bambini piccoli, avevo le classi più grandi di un liceo, però era lo stesso, non avevano la capacità di rapportarsi nemmeno con un libro. Cioè, quando gli dicevi fai una ricerca, fanno la ricerca su Wikipedia, insomma, le ricerche secondo me vanno fatte in biblioteca, non sui libri di testo, poi vanno rielaborate e quindi trascritte in un italiano corretto, non vanno copiate e incollate, non copia e incolla, non funziona. Però questo è per dire, non è importante il fatto della ricerca, è proprio una funzione mentale, cioè trovare la soluzione più semplice per arrivare a quel problema senza elaborarlo. Cioè l'elaborazione serve perché ti fa capire il contenuto della situazione. Quindi dobbiamo incominciare di nuovo a ritornare non al passato, ai valori del passato, diciamo, no? Perché indietro non si può tornare per forza di cose, però dobbiamo recuperare questi valori. I valori della famiglia sono fondamentali, non va distrutta.
Però ora la famiglia, avete visto, vogliono addirittura cambiare il sesso dei bambini piccoli, vogliono fare i genitori maschio, maschio, femmina e femmina, quando si sa benissimo che abbiamo bisogno dei due ruoli, perché il ruolo femminile ha una sua funzione e il ruolo maschile ha un'altra funzione. Se non ci sono questi due ruoli, il bambino cresce male, perché non ha i riferimenti necessari per costruire la propria personalità e affrontare quindi la società e inserirsi bene e contrastare, come per esempio il bullismo. Il bullismo è nato ai tempi, quando ero piccola io, c'era già, diciamo, delle forme di bullismo, però almeno potevi reagire, gli davi un cazzotto per dire e si risolveva il problema. Il genitore non è che quando andava a casa incominciava a rompere le scatole del genitore. Scusami se ti interrompo, no? Sì. Hai detto la cosa giusta. Cioè io mi menavo da più, io voglio sapere perché non abbiamo più il coraggio di dire ai nostri figli che è meglio non essere violenti, ma quando ci vuole, ci vuole. Cioè vuole. Ci siamo annichiliti il cervello, ma devi sarcagnare di botte uno che viene a prenderti in giro perché magari per una ragione anche stupida, no? Devi avere la forza di prenderlo per la collottola e dargli due schiaffoni. Altro che con la violenza non si ottiene nulla, peace and love. Sono sciocchezze sessantottine che io non riesco a capire perché non possiamo smantellare. Scusa Patti, ma mi è venuto proprio così. Infatti, perché dobbiamo essere politicamente corretti e quindi sembra che anche dare un cazzo, anche quello, il contatto fisico tra ragazzine è importante. Prima si giocava, ci si sbucciava le ginocchia, però serviva, no? Perché ci rapportavamo anche col territorio stesso, anche quando uno cade, si sbuccia un ginocchio. È importante anche quello. Ora devono stare anche attenti. Oh, mamma mia, attento, ti fai male, attento qui, attento lì. C'è questa apprensione, no? Che non si deve fare male, altrimenti si prende i germi, quello. Ma noi siamo cresciuti per strada. Io sono sana rispetto a un bambino che ora sta davanti a questo cavolo di cellulare, mangia prodotti sintetici che non si sa che cosa sono e alla fine si ammalano per forza. Quindi io per sanare questa situazione partirei proprio da sanare la mente. La mente, ritornare quindi a recuperare i valori che sembrano per un certo tipo di persone che contrastano chiaramente con la loro idea di megalomanismo, di che vogliono essere i dei di tutto il territorio, di tutto il mondo e quindi dobbiamo sottostare a loro. Chiaramente la famiglia contrasta con questa situazione perché è un nucleo, tanti nuclei fanno una forza. Se la famiglia si sfalda, chiaramente loro avranno la vittoria, no? su di noi, perché poi ci sostituiscono con delle macchine, vogliono già dare i cagnolini finti, ma io il mio cagnolino vero non lo sostituirei mai con un cagnolino finto. I nostri cani veri con i nostri stanno, faranno i robottini e daranno i robottini alle famiglie omosessuali o le famiglie così a posto dei bambini che inquinano, faranno dei robottini simili ai bambini, come se un robottino non inquina veramente, perché è il robottino che inquina, non c'è il bambino. Il bambino è una grazia divina, è un dono dell'universo che ci viene dato. Quando c'è un bambino che ti sorride con quegli occhioni dalla culla, ti viene una tenerezza infinita e dici guarda, Dio nei suoi occhi, è Dio che ci ha dato questa grazia, non certo una macchina fredda, senza anima e senza spirito. Perché siamo circondati da perché certo. Sono pazzi, cioè, grazie Patrizia. Sono pazzi e cattivi. Vabbè, ma sono anche Massimo. Sono pazzi. È proprio vero. Però ma allora Massimo, scusa, noi dobbiamo chiudere. Certo, ascolta, noi dobbiamo chiudere un attimo, no? Allora, il punto qual è? Il punto è che io e te, Giampaolo, Alessia, Patrizia, ci possiamo anche raccontare che le donne devono tornare. Dai che la provocazione è bella, a fare la calzetta, che mi piace un sacco questa cosa qui, no? A sferruzzare.
ovviamente lascio immaginare, naturalmente insomma, è un'immagine forte, ma è per far capire che così il focolare, no? Bisogna avere il coraggio di sostenerla sta cosa, perché io ti lascio immaginare, Massimo, cosa potrebbe significare dal punto di vista dell'opinione pubblica e soprattutto politica, che cosa vorrebbe dire, diciamo, un messaggio di questo genere. Però bisognerebbe avere il coraggio forse di proporlo, se vogliamo salvarci, se altrimenti, come dice Patrizia, se vogliamo andare tutto alle macchine, va bene, poi scoprono che le macchine non sono così intelligenti neanche un po', però no, cioè bisogna anche un po' avere il coraggio di andare avanti su questa strada. Allora, prendo spunto dalla prima immagine con Emiliano col suo faccione che dice che bisogna fare delle, cioè bisogna avere dell'immigrazione intelligente, no? Dei flussi intelligenti di immigrazione. Allora, io credo che ci vogliano delle politiche intelligenti, delle politiche che aiutino non le donne, aiutino le famiglie dove c'è un uomo, una donna e dei figli. Io non penso che la donna debba tornare a fare la calzetta, perché credo che delle donne colte, che quindi hanno studiato, eccetera, possono essere delle ottime madri. Okay? Il problema è che uomini e donne devono smettere appunto di pensare che la realizzazione avviene solo attraverso il guadagno, il possesso, la carriera, ma avviene attraverso delle buone relazioni. Okay? Poi è chiaro che bisogna anche riuscire a campare, ma di questo dovrebbe occuparsi lo Stato con appunto delle politiche intelligenti. Per esempio, le donne potrebbero essere incentivate a fare il part-time, okay? Soprattutto in alcune fasi della vita dei bambini, in maniera tale che possano seguirli meglio. Okay? I nonni dovrebbero... Massimo, scusa, solo un secondo. Ma tu non faresti una... Io farei una legge, per esempio, dove deve essere assolutamente stipendiata con lo stipendio pieno la mamma che sta i primi 3 anni di vita, almeno i primi 3 anni di vita col bambino. Io addirittura sarei alle scuole elementari, sia chiaro, perché per me il bambino deve andare a scuola dall'elementare in poi. Ma detto ciò, pieno stipendio fino al compimento dei 3 anni, poi lo può portare all'asilo. Se non lo vuole portare, magari gli si toglie qualcosa di stipendio, ma fino ai 5 anni il bambino può stare con la madre a spese sane, le famose spese sane dello Stato. Non faresti una roba così? Cioè, ci vuole una cosa di questo? Assolutamente. Assolutamente, ma perché ti dicono che non ci sono i soldi? Proprio per non fare questo, quando sanno benissimo che i soldi ci sono, okay? Perché li stampano quando e come vogliono, okay? Quando gli interessa li stampano per gli armamenti, per salvare l'euro, eccetera. E la stampante dei soldi, che poi è un computer, per lo più, è sempre in azione quando devono fare delle politiche sociali per aiutare le famiglie. Mai i soldi non ci sono mai. Ma è voluto, come dicevamo prima, cioè è proprio un obiettivo che hanno, okay? Perché altrimenti anche mandare la gente in pensione a 67 anni, a 70 anni, ma come fai a fare il nonno? Io sono nonno, però lavoro, okay? Cioè, mia figlia, la più grande, che mi ha dato la nipotina, non può piazzarmi la nipotina, okay? Né a me né a mia moglie, perché ancora lavoriamo entrambi, perché con le nuove regole devi lavorare, se sei un uomo devi lavorare praticamente 44 anni tra finestre, non finestre, fornero, eccetera. Se sei una donna un anno in meno, ma capisci bene che a meno che non hai cominciato a lavorare a 15 anni, cioè tu il nonno lo fai a 70, ok? E anche questo è un ruolo importante, come diceva prima Alessia, okay? Il ruolo del nonno o della nonna, chiaramente, perché sono di supporto. Ok? Sempre meglio far curare i figli dai nonni piuttosto che da un'operatrice dell'asilo nido, okay? O della materna. Sarà sempre meglio. Ma perché loro lo fanno? Perché prima i bambini arrivano nel sistema, più possono manipolarli. Così hanno dei bei soldatini pronti per fargli fare quello che vogliono loro. È per questo che questi ragazzi non sono forti, sono fragili. Perché non hanno avuto quell'affetto che gli dà quella sicurezza,
ok? Che un po' forse anche quella che poi li fa esplodere nell'adolescenza, no? Perché improvvisamente il mondo gli si ribalta, capiscono che non sono i principini del che in teoria sono stati fino a quel momento per la famiglia, i nonni come eravamo noi, no? Però noi avevamo comunque, forse per tutto l'affetto che avevamo ricevuto, una forza dentro che adesso non hanno, cioè adesso vanno veramente in crisi per delle banalità e poi purtroppo arrivano anche dei gesti estremi, come vediamo dai fatti di cronaca. E poi anche sta paura, appunto, come dicevi tu, di prendersi a botte tra ragazzi soprattutto. Ma cioè, adesso è possibile che i ragazzini non fanno più a botte? Cioè, ai nostri tempi, cioè, va bene, anche io non è che cioè, ho 61 anni, cioè, non è che ne ho 800. Cioè, fare a botte era una cosa normale. Cioè, se arrivavi a casa con un occhio nero, tuo padre ti chiedeva solo se ne avevi date di più tuo o ne avevi prese di più. Se ne avevi prese di più, ti diceva, esatto, una volta cerca di fare meglio. Esatto. Ciao! Esatto, altro più esatto. Poverino, cos'è successo? Denunce, non denunce? Sì, sì, perché non c'è più la forza anche lì, perché voglio dire, poi una volta anche i padri, quando avevano un certo tipo di autorevolezza, entravano nel merito. Loro hanno svirilizzato, certo, i maschi e stanno adesso stanno puntando a virilizzare le donne, no? Guarda anche il fatto che, non so, nelle competizioni sportive, anche quelle pesanti tipo le MMA eccetera, ci sono uomini che si sentono improvvisamente donne e vanno a combattere o a competere con le donne. Ma dico, ma le femministe dove sono? Ma le donne stesse dovrebbero, cioè, per dignità propria, io fossi una donna mi rifiuterei di gareggiare, ma non perché dico ho paura di questo qua perché è il doppio di me, ha una muscolatura diversa, perché non è giusto, punto, è una questione di giustizia. Cioè, a me hanno insegnato, mio padre mi diceva, se tocchi una donna ti sbarello poi. Cioè, adesso invece un uomo può andare legalmente a competere con una donna anche in un incontro di pugilato o un incontro di MMA. Ma siamo alla follia. Siamo alla follia. Eppure qualcuno dice qualcosa, no. Devi stare attento a quello che dici perché, no, ma sei omofobo, no, ma... Quindi dirò così... La titolerò bisogna così, avere il coraggio di dire le cose, perché la gente poi nella realtà, la maggior parte della gente le pensa queste cose, non ha il coraggio di dirle, ma dentro la gente le pensa perché sa che cosa è giusto, è che ha paura, cioè sono per lo più, hanno paura di perdere le relazioni, che poi sono relazioni che secondo me sono relazioni che se le perdi è solo dei vantaggi, cerca di crearti delle relazioni nuove, buone. Molto meglio. Molto meglio. Assolutamente. Ma noi di Don Chisciotte non ce ne frega nulla, continuiamo su questa battaglia, non è faremo una serie di puntate su questo, perché secondo me è un argomento centrale, fondamentale e da cui bisogna partire. Poi c'è anche l'economia, tutto il resto lo sapete, ma secondo me questa è la pietra su cui dobbiamo fondare un po' i nostri discorsi, secondo me. Io vi ringrazio tantissimo, è stato come al solito interessantissimo, il tempo è volato via e speriamo di rivederci presto e tornare su questo tema. Ringrazio tutti e vi abbraccio. Alla prossima, grazie. Grazie Katia. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao.